Siamo collegati via satellite col rappresentante permanente della Federazione Russa presso l'Unione Europea, Vladimir Chijov. Buonasera, ambasciatore. Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore. Quali effetti avrà sulle relazioni tra Russia e Unione Europea? Naturalmente porterà nuovi elementi nei rapporti tra l'Europa e tutti i suoi partner, compresa la Russia. Da parte nostra ci aspettiamo che questo darà maggiore consistenza e maggiore continuità al nostro dialogo con l'Unione Europea. E ci aspettiamo che una volta completata l'attuazione del Trattato di Lisbona, le nostre relazioni divengano più stabili e siano funzionali ad una vera partnership strategica. Recentemente da parte della Russia abbiamo assistito a un certo progresso nei progetti militari e sull'energia in contatto diretto con i leader dei vari paesi europei, contatti che hanno saltato la mediazione di Bruxelles. Questa tattica degli approcci diretti continuerà o la cooperazione con l'Europa farà leva piuttosto sul nuovo presidente e sull'alto rappresentante per gli affari esteri? Vorrei dire che non c'è opposizione tra i due fatti. Naturalmente l'Unione Europea, col Trattato di Lisbona e anche con la nuova Costituzione Europea, se fosse stata accettata, rimane un'unione di stati sovrani e indipendenti. E in questo senso il ruolo dei governi nazionali come partner di dialogo non si è ridotto. Ma in parallelo abbiamo progressivamente sviluppato il dialogo politico e la cooperazione economica con l'Unione Europea intesa come un'entità singola. La Russia sarà influenzata dal fatto che la carica di alto rappresentante per gli affari esteri è ora ricoperta dalla britannica Catherine Ashton? Sappiamo che i rapporti tra Russia e Gran Bretagna non vanno troppo bene. A dire il vero, Lady Ashton non è mai stata nel corpo diplomatico britannico, ha lavorato in altri campi. Il fatto che ora sia diventata una diplomatica di primo rango dell'Unione è una decisione politica e personalmente le auguro davvero i migliori successi. La conosciamo bene, specie dall'anno scorso quando Miss Ashton è stata il commissario europeo per il commercio. Dunque mi auguro sinceramente il suo successo e desidero continuare la nostra fruttuosa collaborazione. Grazie per il suo commento, Vladimir Chijov, ambasciatore russo presso l'Unione Europea. Grazie.